Ehi, tu, ignorante che pensi di conoscere la psicologia e la mente umana, vuoi starmi ad ascoltare, sì o no? Sto scherzando. E questa è una tecnica di comunicazione che ha reso famosa una persona al punto tale che oggi ci troviamo qui a parlarne. E mi sto riferendo a Vanna Marchi, che è diventata famosa proprio, tra virgolette, attraverso le sue televendite, offendendo i potenziali clienti. E se hai ascoltato la puntata 451 del podcast di Psynel, sicuramente sai anche perché offendeva le persone. Te l'ho spiegato in quell'episodio. E dunque vi do il benvenuto all'approfondimento dell'episodio 451 del podcast di Psynel. Io sono Gennaro Romagnoli, psicologo, psicoterapeuta. Da anni mi occupo di divulgare la psicologia in rete. E oggi voglio parlarti di uno dei fenomeni mediatici di quando io ero ragazzino. Io sono classe 1978. E ho avuto la fortuna e la sfortuna di vedere tutta la parabola, tra virgolette, della famiglia Marchi. Ho visto le televendite, sono stato in casa con mia madre che ha anche acquistato dei prodotti di Vanna Marchi, le alghette e le alghe quasi sicuramente sì, e negli anni ho studiato queste tecniche di comunicazione per dirti che siamo di fronte a un fenomeno particolare, un fenomeno che può aiutarci a fare luce nel campo della psicologia, nel marketing, della vendita e anche ovviamente come proteggerci da eventuali truffe. Ok, quindi mettiti comoda, mettiti comodo e iniziamo. Nell'episodio 451 ho già fatto un pizzico di storia nel raccontarti chi fosse Vanna Marchi e anche sua figlia Stefania Nobile, che negli anni passati, diciamo così, tra gli anni 80 e gli anni 90, hanno messo, tra virgolette, a ferro e fuoco tutte le televisioni che nascevano attraverso le televendite. Ora, devi sapere che le televisioni in Italia hanno una storia particolare. Nascono come TV di Stato, la RAI, e lentamente si aprono tante piccole televisioni private. Ma mentre la televisione di Stato, probabilmente lo sai, viene sovvenzionata dai soldi, dalle nostre tasse, dalle imposte e anche un po' dalla pubblicità oggigiorno, le televisioni private invece funzionano solo ed esclusivamente attraverso la vendita di spazi pubblicitari. E in quel periodo ci si rese conto facilmente che creare dei veri e propri bazar, dove si facevano esclusivamente infomercial, come li chiamiamo oggi, era una gallina dalle uova d'oro, perché c'era tantissima gente davanti agli schermi, tantissime vendite e di conseguenza tantissimi guadagni, sia per chi vendeva e sia per la televisione stessa e anche per le aziende che ci stavano di mezzo. Insomma, un affare gigantesco che ha consentito, ad esempio, l'emergere di reti che per noi oggi sono, diciamo così, dell'establishment, come ad esempio Mediaset, che ha fondato quasi tutto su questo metodo di marketing. Ebbene, però la nostra Vanna Marchi si muoveva su reti più piccole, reti che nacquero apposta per le televendite. E una delle domande che mi vengono poste più spesso quando siamo di fronte a un fenomeno del genere è: ma questa persona ci fa o ci è? In altre parole, la domanda è: io posso imparare a essere persuasivo come Vanna Marchi? Lo so, può sembrare una domanda provocatoria ed è una domanda provocatoria. Tranquilli, non voglio che diventiate come Vanna Marchi, ma una cosa è certa: questa donna, nonostante avesse la quinta elementare, come lei stessa si foggia spesso di ricordare, era particolarmente brava a comunicare. E io credo che questo suo metodo di comunicazione non nasca dal nulla, tanto che all'interno stesso della docu-serie di Netflix, che è ciò che stiamo commentando in questo momento, lei ci racconta della sua prima apparizione televisiva come televenditrice e ci racconta che non andò così bene. Tranquilla, tranquillo, non farò grossi spoiler, per quanto questa storia è talmente famosa che è difficile fare degli spoiler, però tranquilli, non vi racconterò più di tanto, vi racconterò solo alcuni piccoli elementi. Uno è questo: il fatto che lei, la prima volta che andò in televisione, gli infomercial erano già avviati, c'erano già clienti, c'erano già gli spazi, c'erano già persone in televisione che lo facevano e vendevano, ma lei non sfondò per nulla, fino a quando non iniziò a fare appello agli aspetti emotivi.
ed è come se si fosse accorta, si fosse acceso qualcosa dentro di lei nel farle capire che non contava quanto fosse brava a parlare del prodotto che stava proponendo in quel momento, ma contava il tipo di emozione che riusciva a generare nel suo pubblico. E io credo che questo sia un primo passo che anche nella docuserie viene assolutamente, diciamo così, non viene raccontato adeguatamente, ma questo è il primo passo. Lei capisce che la vendita viene essenzialmente dal cuore, non nel senso dal cuore, nel senso come qualcosa di genuino, ma nel senso che deve andare a colpire quei meccanismi della comunicazione emotiva, empatica. Ebbene, anche se ho iniziato offendendoti, devi sapere che quella lì è una tecnica di comunicazione che oggi nel marketing viene utilizzata tantissimo e la puoi vedere tutte le sere. Tutte le sere, se guardi intorno alle 7:30 più o meno la Rai o anche Mediaset, troverai un sacco di pubblicità di farmaci. Non sono proprio farmaci veri e propri, ma sono tipo pseudofarmaci, chiamiamoli così, come, non so, una pillolina per dormire alla melatonina, oppure, non lo so, una cosa per calmare l'ansia, oppure per andare in bagno ed essere più regolari, e vedrai che l'infomercial, cioè la pubblicità, ha sempre questa struttura. Pain, cioè la cosa che ti fa soffrire, non riesci più a uscire di casa a causa di questa cosa, la tua vita sociale si è ridotta all'estremo, stai morendo perché non riesci ad andare in bagno, non ti preoccupare, abbiamo la pillola per te. Sollevo un problema vero che esiste, lo inasprisco puntando sul pain, sulla sofferenza, e poi ti do una soluzione. Questa è una tecnica che utilizziamo nella vendita, nel marketing, nella comunicazione, la utilizziamo anche normalmente. Se vogliamo ad esempio convincere nostro figlio a prendere una medicina, gli diciamo: vuoi passare tutta la notte in bianco? Invece se prendi questa tachipirina si abbasserà la febbre e domani potrai andare a giocare a calcetto con i tuoi amici. Utilizziamo questa strategia da sempre ed è molto probabile che la Marchi l'abbia inventata. Lo so, forse potrà apparirti strano, ma in quel periodo gli infomercial esistevano già in America. In America già qualcuno utilizzava questa tecnica, ma personalmente non credo che lei conoscesse questo mondo. Ovviamente nel tempo però questo mondo è iniziato ad arrivare e lei ha iniziato a incorporare varie tecniche, tra le quali ti potrà sembrare assurdo, ma anche urlare. Urlare è anche una tecnica, e infatti dopo abbiamo avuto tanti altri teleimbonitori che urlavano come se fossero in fiera, perché l'energia cattura, proprio l'energia. Se io mi metto a fare così con le mani, tu a un certo punto dici: ma che cosa c'ha, Jen, è impazzito? Però questi piccoli movimenti, come abbiamo già visto, attivano la tua attenzione, perché il tuo cervello antico non può fare a meno di stare attento a questi movimenti. E anche una voce che ha molte intonazioni particolari, che si alza tantissimo, d'accordo? Ha un effetto del genere, ha un effetto di attenzione che ti cattura molto velocemente. Con ciò non sto dicendo che Vanna Marchi non fosse brava a vendere, sicuramente lo era, ma queste strategie oggi sono ben codificate e chiunque può apprenderle. In più, se ci mettiamo il fatto che nelle sue prime apparizioni non ha avuto così tanto successo, qualcosa mi fa pensare che in un modo o nell'altro la nostra Vanna si sia formata nel tempo e alcune delle sue tecniche forse lo dimostrano, alcune tecniche che probabilmente le erano consigliate anche da uno staff interno, come ad esempio la scarsità, il fatto di dire che sono soltanto pochi prodotti e quella che viene chiamata call to action. A proposito, hai già messo mi piace? Ti sei già iscritto a questo canale? Fallo subito, in questo momento. Questa era una call to action, cioè una chiamata all'azione. Per quanto ti possa sembrare assurdo, se questo video fosse visto da 1 milione di persone, mettiamo così anche se non è possibile, ma immaginate che sia visto da 1 milione di persone, se io non dicessi clicca qui per iscriverti, si iscriverebbero, diciamo, il 60 o 70% in meno delle persone che probabilmente si iscriverebbero. Cioè dare una motivazione, chiamare all'azione, è una cosa molto importante. Per chi è più grande come me, un po' più anziano, si ricorderà: alza la cornetta, Mondial Casa ti aspetta. Questa era una call to action, fatta anche con un gioco di rimembranze, sì, perché
Se qualcosa suona bene, ti entra meglio nella testa. Si chiama frizione cognitiva. L'abbiamo vista tante volte. Anche parlare in modo semplice è qualcosa che ti entra più facilmente nella testa. Addirittura in grado di ingannare grandi matematici. Daniel Kahneman, all'interno del suo libro Pensieri lenti, pensieri veloci, ci racconta di questo esperimento dove egli stesso è andato a proporre delle azioni a dei broker, che erano tutti quanti degli esperti matematici, gente che fa di conto prima di acquistare delle azioni da proporre ai propri clienti. Ebbene, questi personaggi sono stati ingannati dal fatto che alcune azioni avessero dei nomi difficili da pronunciare, Krakatapatapauz, rispetto a azioni casa tua, azioni Italia, azioni, ci siamo capiti, più è semplice il nome e più facilmente entra. Anche la comunicazione è così, semplice, semplice, pane al pane, vino al vino. E Vanna Marchi è stata un fenomeno da questo punto di vista. Adesso andiamo agli aspetti di personalità che mi avete chiesto in tanti. Intanto mi avete chiesto: ma Vanna Marchi è una narcisista? È cattiva? È una narcisista maligna che non si rende conto di ciò che sta facendo? E allora è per questo, non si accorge, non pensa alle condizioni delle proprie azioni e quindi ha una psicopatologia? La risposta, di nuovo, è: non lo sappiamo se ha una psicopatologia. Una cosa è certa, l'etica e la morale di quella donna lì a un certo punto sono andate giù, 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 molto in basso. Però dovremmo capire la storia che ha condotto la persona a questo tipo di etica. E per quanto mi riguarda, non siamo di fronte ad un caso di psicopatologia, di un narcisismo maligno, ma siamo probabilmente di fronte ad un caso di ignoranza che nel tempo ha, diciamo così, ha avuto un'esplosione attraverso l'ego, il desiderio di farsi vedere. Lei stessa ha detto: io diventerò qualcuno, diventerò famosa. Il suo ex marito, lo ripete, aveva la fissazione di diventare famosa, di diventare qualcuno. Attraverso questo grande ego, questo istrionismo, se proprio vogliamo dare un nome un po' psichiatrico, anche se sbagliato, ecco, attraverso questo mix di cose, ignoranza per primo e poi istrionismo, desiderio di mettersi in mostra, sicuramente l'hanno condotta dove è arrivata, nel male e anche nel bene, perché è proprio questo suo desiderio di rivalsa che le ha consentito di essere costantemente, diciamo così, sul pezzo in quel periodo. Tuttavia, che cosa succede? Che quando sei molto ignorante non puoi pensare che alcune cose non siano soltanto immorali. Cioè, è immorale vendere una crema che fa crescere i capelli se non è vero che fa crescere i capelli. Ma è addirittura immorale se tu sai che quella crema non fa crescere i capelli. O meglio, è immorale solo se tu sei convinto che quella crema non faccia crescere i capelli. Perché se tu invece sei un credulone, cioè sei un po' ignorante, credi che tutto sia un po' possibile, ecco che in realtà il tuo messaggio magari sarà dato con una certa forza. Come ti raccontavo nella puntata, infatti i tecnici solitamente sono dei pessimi venditori. Perché? Faccio un esempio. Io sono un pessimo venditore. Tutte le volte che ti faccio una marchettone per andare sul mio sito psinel.com a vedere tutti i nostri bellissimi prodotti, non sono così bravo a venderteli. Perché? Perché io sono un tecnico e da tecnico conosco molto bene i miei prodotti e so che sono eccezionali, ma non sono miracolosi. Non posso venderti al 100% il messaggio, tipo: acquista dall'ansia alla serenità e non vivrai mai più un giorno con l'ansia. Perché non è vero, e io lo so, perché sono un tecnico, sono uno psicoterapeuta, vedo la sofferenza nel mio studio tutti i giorni. Se così fosse, allora darei i miei prodotti ai miei pazienti e chi si è visto, per quanto siano eccezionali i nostri prodotti, ragazzi, non li sto sminuendo, ma un venditore al quale racconto che cos'è DAS, dall'ansia alla serenità, per fare un esempio, gli insegno quali sono i vantaggi, viene davanti a uno schermo e dice: non vivrai più una notte insonne a causa dell'ansia, ti libererai per sempre da quel peso sul petto, ti sentirai felice e rale. Perché? Perché non ha alcuno scrupolo, perché la sua non conoscenza, chiamiamola ignoranza, gli o le consentirà di essere molto potente con le parole e la comunicazione. E per quanto mi riguarda, sono convinto che Vanna Marchi, e così anche sua figlia, siano un po' vittime di questo mix tra ignoranza e bassa etica, perché a un certo punto te ne accorgi. Immagina di essere un mio venditore, ok?
a un certo punto io ti invito a vendere DAS, ti do tutti i vantaggi di DAS, tu ti metti davanti a una bella telecamera come questa, ti metti lì e racconti quanto fa bene, quanto fa crescere, eccetera. Però mettiamo che a un certo punto su 10.000 copie di DAS che vendi, 3 persone iniziano a stare male. Sì, devi sapere che abbiamo venduto più di 3.000 copie di DAS e nessuno è stato peggio. Quindi diciamo 10.000 copie, ok? Per alzare, perché prima o poi a qualcuno farà male, perché niente fa bene a tutti, ok? Questa è una regola della medicina e della scienza, ok? Quindi immaginiamo tra 10.000 persone, quelle 2-3 persone, immaginiamo che il venditore sia fenomenale e riesca a vendere 1 milione di copie e quindi avremo magari 30.000 persone che stanno male a causa del prodotto. Ebbene, se il venditore è una persona con una certa morale, una certa etica e inizia a ricevere questi messaggi, chiederà direttamente a me, all'azienda o a chi produce quel prodotto di dire: ehi, ma io posso raccontare di a chi non venderlo? Posso dire che non funziona proprio sempre per tutti? Posso raccontare la verità? Un po' la verità. Perché nessuno è in grado di vendere fino a far male le altre persone, soprattutto quando siamo nel campo della salute. Ma Vanna Marchi arriva da un altro campo, un campo limitrofo che, stiamo attenti, è un campo molto importante, il campo della cosmesi. Vanna Marchi è stata tra le prime a fare cosmesi e anche una specie di estetista, un estetista che andava a fare un sacco di cose all'interno appunto dei saloni di bellezza. Ebbene, devi sapere che tra gli estetisti e estetiste c'è sempre un po' un mix di queste cose. Non hai idea di quanti miei pazienti mi raccontino che la propria estetista gli fa un po' da psicologa, gli dà dei consigli, spesso consigli assolutamente sbagliati. Non ci pensare. Ah, ti fa paura quel posto, non ci andare. Chi te lo fa fare di andarci? Tutti consigli che poi in realtà sono dati con le migliori intenzioni, ma fanno dei danni pessimi. Ecco, quel campo lì, quel campo limitrofo, tra virgolette, tra la bellezza e la salute, è foriero ancora oggi di varie, come potremmo dire, cazzate, ok? Pseudoscienza. E infatti è là dentro che ti danno i fiorellini di Bach e ti danno queste cose qui. Non è così, eh? Non è così, cari? Certo, di nuovo, dobbiamo di nuovo stendere una linea tra la consapevolezza, la conoscenza, la vendita e l'etica, che è questa, quella che sembra mancare di più in questa storia. Ovviamente molti di voi mi hanno chiesto: Jenna, ma ci fai un'analisi personologica di Vanna Marchi? Ragazzi, non si può fare, anche se guardo 1000 volte quel docuserie, anche se mi sono visto Tutto un giorno in pretura anni fa, non potrei mai fare un'analisi personologica di una persona semplicemente guardando dei filmati e neanche leggendo dei libri come faceva il nostro caro amico Freud. Non funziona in questo modo, serve una conoscenza diretta, servono molti test, serve la capacità di andare oltre le apparenze, che è ciò che non sono riusciti a fare loro due, di andare oltre, tra virgolette, l'apparenza del semplice sto vendendo dei numeri. E come hai visto, invece, una trappola mortale, un funnel di vendita costituito da front end e back end molto pericolosi, del quale, se vuoi sapere questa differenza, devi ascoltare la puntata del podcast dove ti ho raccontato queste piccole differenze legate al marketing. Ora, di nuovo, cerchiamo di rispondere alla domanda centrale: ma una persona può migliorare nelle capacità di vendita? Assolutamente sì, perché tutte queste tecniche che ti ho raccontato sono codificate e puoi impararle. E non so se lo sai, ma la maggior parte dei venditori hanno quello che si chiama script. Cioè, un venditore non va mai a freddo a parlare con una persona, o meglio, ci può andare anche a freddo, ma questo è un altro discorso. Non va mai, tra virgolette, sguernito di un discorso preconfezionato che hai in tasca, all'interno del quale non c'è solo tutta una lettera di presentazione, ma ci sono le varie tipi di obiezione che tu potresti farli, i vari modi per cercare di entrare in contatto con te, eccetera, eccetera. Vi faccio un esempio molto noioso degli ultimi tempi: quelli che ti bussano alla porta fingendo di essere dell'Enel perché vogliono farti cambiare contratto. Questi personaggi, oltre a tutte le tecniche che usano per cercare di rubarti i dati, cosa che vogliono? Vogliono che tu gli apra la porta. Signora, se si affaccia un secondo le spiego tutto, non si preoccupi signora, venga un attimo fuori. Perché? Perché sanno bene che se tu inizi a guardarli negli occhi, se loro iniziano a creare un contatto con te, iniziano a creare tutta quell'empatia che facilita poi l'eventuale vendita.
Insomma, ragazzi, siamo in mezzo a un mondo gigantesco, quello del marketing, che io vi invito a studiare. Il marketing e le basi del marketing, come le leve della persuasione, andrebbero imparate alle scuole dell'obbligo, alle scuole superiori, tra la terza e la dalla terza media e la prima superiore. Conoscere queste tecniche aiuta le persone a sorridere quando sentono le classiche tecniche di reciprocità, dei funnel, della scarsità, del pain e quant'altro. Perché tutte queste tecniche sono lì davanti a noi, le usiamo tutti quanti, nel male e nel bene, e conoscerle ci può aiutare tantissimo. Può non solo migliorare il nostro modo di comunicare con gli altri, ma anche cercare di capire quando un'altra persona vuole infinocchiarci, vuole fregarci, perché purtroppo là fuori c'è sempre lo scollamento tra tecnici, persone che davvero fanno queste cose, come uno psicologo psicoterapeuta, e pseudotecnici, e quindi coach che magari nella vita fanno qualche corsetto ma non hanno mai visto una persona, persone che hanno un salone di benessere e non sanno niente di quello che è, non so, il rilassamento, la meditazione, e insegnano rilassamento e meditazione, eccetera eccetera. C'è costantemente lo scollamento tra tecnici, venditori e strategie di marketing. Quando questo scollamento è troppo alto e troppo lungo, dobbiamo sempre un po' stare attenti. Assicuriamoci che la persona che ci parla dei risultati, dei vantaggi di una certa cosa, sia realmente colei che raggiunge quei risultati. Se una persona ti dice che vuole insegnarti a, non so, a gestire meglio una parte della tua mente, gestione del tempo, della comunicazione, della resilienza, eccetera, assicurati che questa persona non si limiti a vendere queste cose, ma che lo faccia per davvero, almeno su se stessa, ma anche se su se stessi è un altro discorso, ma che lo faccia fare agli altri e che attraverso questo suo modo di comunicare abbia realmente fatto raggiungere dei reali risultati alle altre persone. Questo è un problema gigantesco, senza metterci in mezzo il problema della magia e della creduloneria al quale tutti quanti continuiamo a cascare. Perché? Perché a tutti quanti piace l'idea di avere una bacchetta magica, l'idea che, ma perché ti devi sbattere così tanto? Vieni da me che ti faccio la mossa ninja ipnotica e quando apri gli occhi hai più autostima, ti senti meglio, l'ansia è sparita, la tua resilienza è a mille e hai una motivazione che scali le montagne. Basta la mia tecnica osguzzu sguzzu che te lo faccio adesso, anche in questo momento, te l'ho appena fatta, questa notte dormi, domani mattina ti sveglierai con più autostima, più energia, eccetera. Ora tu penserai che io abbia attaccato soltanto certe figure, e invece io devo attaccare anche i miei colleghi, tutti quei miei colleghi che utilizzano delle tecniche non convenzionali, che non appartengono alla scienza e alla ricerca. Ricordo intanto a tutte le persone che il terzo o il quinto articolo del nostro codice deontologico recita così: lo psicologo si impegna ad utilizzare solo strumenti validati dalla ricerca. Ok? Perché è tanto importante questo distinguo? Te l'ho già detto in realtà in qualche video passato, perché ci sono alcuni miei colleghi che sconfinano e in un attimo diventano dei maghi, ti fanno le carte, usano degli strumenti, addirittura, io ho sentito, addirittura l'ho sentito con le mie orecchie, e tu sai che sto parlando di te, cara collega, lo sai che sto parlando di te, perché questa collega mi conosce. E questa collega praticamente ha detto a qualche persona che poi è venuta da me, ok? Che poi è scappata da me, che aveva magari dei problemi relazionali, questa mia collega diceva cose del tipo: non ti preoccupare per il tuo fidanzato, ci penso io nel weekend. E cosa fai nel weekend? Faccio un lavoro energetico. Ecco, se un mio collega ti dice che fa un lavoro energetico, ti prego, contatta l'albo degli psicologi e raccontagli questa cosa, perché non può farlo. Abbiamo gli strumenti per aiutarvi senza utilizzare le cose magiche, ve lo posso assicurare. Di certo non possiamo fare magie, non possiamo curarvi tutti in un secondo, ma abbiamo tantissimi strumenti che funzionano, che sono validati dalla ricerca, e non utilizzarli è un peccato, uno spreco gigantesco di risorse che abbiamo utilizzato per arrivare a sviluppare queste strumentazioni, e usare i fiorellini magici, i cristallini e le energie non solo uno spreco, ma è prendere in giro le persone. Ora, se proprio volete avere un aspetto di personalità, possiamo dire che entrambe queste donne avevano un'ignoranza che le consentiva, ignoranza buona, non sto parlando di un'ignoranza, sto parlando proprio di non conoscenza e inconsapevolezza che poi è emersa al termine del processo.
Quindi questo è un piccolo spoiler, piccolissimo. Quando a un certo punto la figlia, Stefania Nobile, dice: io ero convinta di poter gestire tutto il processo, anzi ero convinta che il processo fosse una specie di palcoscenico dove andavamo a raccontare la nostra verità. E questo lo dice lunga sul fatto che loro non conoscessero, questo intendo per ignoranza, fossero così dentro nella loro testa, nel loro mondo, convinte di essere delle dive contro tutto il mondo, che in realtà si sono dimenticate di fare i conti poi con la realtà dei fatti, anche se diciamo che le cose non è che gli siano andate poi così male come sembra, ok? Guardatevi il documentario per capirlo. Insomma, avrei tantissime cose da raccontarvi, anche ancora sugli aspetti personologici, in particolare anche sul legame che c'è tra la mamma e la figlia, dove a un certo punto si vede che Stefania era un po' arrabbiata con la mamma, Si vede quando lei ti dice: non ti perdono, non so se mi perdonerà mai per averla legata così tanto a me. Insomma, siamo all'interno di un legame particolare, familiare, come ce ne sono tanti in Italia, ok? Nessuno di questi legami però conduce a fare dei crimini o approfittarsi delle persone. Noi non sapremo mai tutta la storia fino in fondo, perché ogni narrazione viene vista da un certo punto di vista, il punto di vista di Striscia la Notizia, di Un Giorno in Pretura o di questo documentario. Non conosceremo mai la storia in sé, però da ciò che abbiamo ascoltato sicuramente qui c'era mancanza di consapevolezza, mancanza di conoscenza e un pizzico di, possiamo dire, etica sotto la suola delle scarpe. Ecco, tutto questo insieme, attraverso anche tecniche e strategie che le persone imparano facendo questo mestiere o informandosi intorno a questo mestiere, hanno probabilmente creato proprio questo fenomeno. Quindi fammi sapere che cosa ne pensi. Ho fatto un video lunghissimo, ma sappi che ho detto forse il 10% di ciò che avrei potuto raccontarti. Fammi sapere se desideri che analizzi qualche tecnica o qualche altro personaggio che vende in questo modo. Vai ad ascoltare la puntata se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, metti mi piace e io e te ci vediamo alla prossima puntata. D'accordo? A proposito, questo d'accordo è una tag questions che si utilizza spesso nella vendita. Non è così? Alla prossima. Ciao.